l'autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha valutato come non conforme alla legge la proclamazione dello sciopero dei sindacati dei lavoratori della RAI per il prossimo 11 giugno, mentre Susanna Camuso e Luigi Angeletti, a capo della CGIL e della UIL, hanno però confermato in una conferenza stampa proprio lo sciopero dei lavoratori RAI contro i tagli di 150 milioni annunciati dal governo Renzi, tagli che dovrà sostenere la RAI. È grave sostenere che lo sciopero è umiliante, ha detto in conferenza stampa Susanna Camusso. C'è un dibattito un po' strano intorno a noi, ma noi insistiamo perché un'avvertenza si fa così, si va dai lavoratori, si ottiene un mandato, si hanno degli obiettivi e poi si costruisce un'interlocuzione. Allora, credo che da questo punto di vista sia stato grave sostenere che uno sciopero è umiliante, perché non capisco cosa umili, perché non mi pare che i lavoratori che scioperano si umilino, anzi manifestano il loro potere e la loro possibilità di cambiare le situazioni. Ma un imprenditore che scientificamente si esclude di dover discutere i motivi per cui un'azienda sta in crisi e come bisogna fare per risanarla e dice semplicemente datemi i soldi, io credo che sia anche abbastanza illegale, perché nessun proprietario, io non credo che se c'è un imprenditore che possiede una società può prendersi i soldi di quella società impunemente, può prendersi tutti i profitti, ma non è che può prendersi i soldi mandando l'azienda in rosso. Ma per il direttore generale della RAI Gubitosi lo sciopero è un errore, perché la RAI fa parte di un sistema, è stato chiesto un sacrificio e lo si farà, ha detto Gubitosi. Les chefs des groupes parlementaires, des sociodémocrates, des populaires, des libéraux, des verts et de la gauchénie, tous ensemble, ont écrit une lettre au Conseil pour demander que Jean-Claude Juncker, comme le candidat à la tête, reçoive un mandat pour former une majorité au Parlement européen. J'espère que le Conseil va l'entériner. Ici au Parlement, Juncker a certainement le soutien pour essayer de trouver une majorité pour lui comme président de la Commission. Nel gruppo del Partito del Socialismo Europeo in questo momento è difficile immaginare che chi è stato eletto con l'altra Europa per Tsipras possa militare. Noi abbiamo incontrato Martin Schulz, abbiamo soprattutto con lui ribadito un concetto che sarebbe penoso e ridicolo dopo aver fatto una campagna elettorale chiedendo il voto anche a candidati con un nome e cognome alla presidenza della Commissione, sarebbe ridicolo che questo fosse considerato un giochino di società, per cui finito il voto non esiste più nessuno di quei candidati. A voi, figli, nipoti, vittime, familiari delle vittime presenti, che avete perduto i vostri cari, l'Italia deve un ricordo e deve il sostegno morale. Lo Stato si stringe a voi nella ricerca della verità e della giustizia, ma anche nello sforzo di diffondere la conoscenza delle pagine più tragiche della nostra storia. Omnes in Italia futurum, aut ni albione, ni novi orbis terrarisire, in bona voluntate tua.